Quanto tempo passi ad effettuare le stesse operazioni sul foglio di Google? E se ti dicessi che puoi creare funzioni che fanno il lavoro in automatico al posto tuo senza mettere minimamente mano al codice? Certo che puoi farlo, te lo spiego in questo video. Ciao, sono Michele e in questo video voglio parlarti delle macro. Si tratta di funzionalità personalizzate che puoi creare all'interno dei fogli di Google per automatizzare delle operazioni ripetitive che altrimenti dovresti effettuare manualmente. Ma la cosa bella delle macro è che puoi crearle senza scrivere neanche una riga di codice. L'esempio più classico è quello della formattazione del contenuto di un foglio. Poniamo ad esempio di avere dei dati che copio e incollo all'interno del mio foglio Google. Per renderli più leggibili e presentabili, potrei ad esempio adattare la larghezza delle colonne al relativo contenuto, enfatizzare con il grassetto ed il colore di fondo le intestazioni di totali ed applicare un bordo alle celle. Farlo su un foglio è sicuramente sostenibile, ma se l'operazione deve essere effettuata su più fogli e ripetuta nel tempo, tutte le settimane o tutti i giorni, oltre ad essere una grande perdita di tempo, diventa anche un'attività ripetitiva, noiosa e poco gratificante. Con le macro dovrei effettuare l'operazione una sola volta e potrei applicare tutte le impostazioni che hai definito con un solo clic per tutti i fogli del tuo documento. Sarà sufficiente avviare la registrazione di una macro dal menu Strumenti, Macro, Registra macro e specificare se il riferimento è assoluto o relativo, ovvero se l'operazione automatica coinvolgerà le stesse posizioni delle celle coinvolte in fase di registrazione oppure se il riferimento è dato dall'ultima cella selezionata prima di avviare la macro. Una volta effettuati i passaggi, sarà necessario salvare e specificare un valore, che sarà quello che dovremo utilizzare nel caso volessimo avviare la macro con la scorciatoia da tastiera. A questo punto possiamo applicare con un clic la stessa formattazione ai report degli altri fogli, o con la scorciatoia da tastiera oppure dal menu Strumenti. Ma la parte ancora più interessante è che per ogni macro creata viene generata in modo automatico una funzione in Google Apps Script, dove i passaggi effettuati sono tradotti in codice JavaScript. Nel caso specifico troviamo infatti la gestione del ridimensionamento delle colonne e l'applicazione del grassetto, dello sfondo e del bordo. Un bel vantaggio per i più smanettoni che vogliono avvicinarsi al mondo della programmazione rapida semplificata. Potrai infatti apportare modifiche al codice oppure prendere spunto per creare funzioni personalizzate più complesse. Ad esempio, ti basteranno due righe di codice in più per generare un file PDF ed una riga di codice per inviare il tutto per email al destinatario desiderato. Trovi queste ed altre informazioni nel mio libro Punta in alto con Google Apps Script, disponibile su Amazon al link che ti lascio in descrizione. Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto questo video e se hai argomenti che ritieni interessanti e che vuoi che io tratti in un tutorial. Come sempre, spero di esserti stato utile. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!